tuo aeroporto, non le Sì, qui è l'ufficio crediti ABC. Stiamo cercando il nuovo indirizzo di un vostro cliente abituale, un certo Robert Goodman. Numero 3224500561. La sua carta di credito non è più valida e avremo bisogno di rintracciarlo. A proposito, non le ho detto che il nostro ufficio offre una ricompensa di $100? Un momento solo. Curti Harding, 198 King Street. 198 King Street? Ah. Allora ho diritto ai $100. Mi puoi ripetere il nome della vostra agenzia di credito? Andiamo. Ah, prima mi dici tutto. Me l'hai promesso. Ho trovato dei documenti che erano di mio padre, ma devi giurarmi che non ne parlerai con nessuno, d'accordo? Mm. Mio padre operava con un gruppo di 9-10 uomini d'affari. Erano affidati nella banca in cui siamo stati prima. E hanno guadagnato qualcosa come $12 milioni solo negli ultimi 6 mesi. E perché tanti misteri? La ragione può essere una sola. Tu pensi che ci sia qualcosa di illegale? Sì. Riciclaggio di denaro. E che significa? Qui hai alcuni milioni di soldi sporchi. Spaccio di droga, gioco d'azzardo, furti, estorsioni. E qui c'è una banca. Il denaro sporco entra e viene rimesso in circolazione pulito. Wow! Ti insegnano tutte queste cose a Princeton? E credi che tuo padre sia coinvolto, giusto? L'FBI lo ritiene colpevole di ogni crimine del pianeta. E non sanno di questi? Se sapessero di questi documenti, mi arresterebbero. Non ho potuto darglieli perché sarebbe stato come denunciare mio padre. Per questo ho deciso di venire qui, per provare a trovarlo prima di loro. Aspetti un secondo, siamo arrivati. Si fermi qui, per favore. $6.50. Grazie. Buongiorno. In questo momento è occupato. Salve. Robert Goodman, per favore. Mi faccia controllare. Robert Goodman. Robert Goodman. Eppure mi dice qualcosa. No, non lo vedo. Non c'è. Deve aver lasciato l'albergo, mi dispiace. Ne è sicura? Beh, non è registrato. Ma lo conosco, viene qui spesso. E non ha lasciato un recapito, è molto importante. No, mi dispiace, nessun recapito. Ma adesso che ci penso, questo nome mi ricorda qualcosa. Mi scusi un momento. Salve. Sta cercando Robert Goodman? Sì. Lei è un parente o un amico? Sono un suo parente. E ancora non lo sa? Non so cosa. È morto. Morto? Ne è sicuro? Sì, purtroppo è successo alcuni giorni fa a Shin Creek. Ha avuto un incidente con la barca. Anch'io sono rimasto sconvolto. Era una brava persona. Alloggiava qui in albergo tutte le volte che veniva in città. Non ci credo, non può essere morto. Temo di sì, figliolo, mi dispiace. Pronto? Allora, piccola ballerina. Stavo proprio per chiamarla. Sì, certo. Dov'è Faulkner? Di sopra, in camera sua. Non fare la furba con me, non il ragazzo, suo padre. Non lo so, se è vero che è morto sarà all'obitorio. Comunque ci andremo domani. Dicono che ha negato, ma Tim è convinto che suo padre sia ancora vivo. Sarà meglio per lui. Il ragazzo sospetta qualcosa? No, non credo. Ha abboccato alla storia dei nonni. Bene. Non mollarlo. Ci sto provando in tutti i modi. Insomma, non lo perdo mai di vista. Cos'altro devo fare?
Quello che ti ho chiesto. Sto venendo a Charleston e voglio Faulkner. Non deludermi.